Capitolo 11. Verso la fine della crisi. 1968-1975. Il 21 luglio del 1969, Neil Armstrong, comandante dell'Apollo 11, ed Edwin Aldrin, pilotando il modulo lunare Eagle, si posano sul Mare della Tranquillità, mentre Michael Collins rimane nella navicella. Come Armstrong diceva, l'arrivo dell'uomo sulla Luna è un piccolo passo per l'uomo ed un grande salto per l'umanità. Le prime impronte dell'uomo sulla superficie lunare rimarranno per secoli, grazie all'assenza del vento e della pioggia. Al loro ritorno sulla Terra, i tre astronauti vengono accolti come autentici eroi. Sono gli artefici di una nuova era. Il 1969 è un anno storico, una delle grandi date negli annali della storia, ma anche un anno critico. Le bombe defoglianti ed il napalm devastano i boschi del Vietnam, mentre 300.000 persone esigono da Washington la fine della guerra. Si espande la diserzione della gioventù e la vita americana si vede costretta a cercare una soluzione. Dove andare? La sinistra, rappresentata dall'URSS, che speranze può offrire quando ancora risuonano nell'aria gli echi della primavera di Praga? L'assenza di alternative porta la gioventù ad evadere dal mondo attraverso la musica, i concerti come quello dei Rolling Stones in California o quello di Woodstock. La pace e la solidarietà rimangono interdette. Il 1969 è infatti l'anno del Biafra, dove il mondo contempla il volto della fame. A questo disincanto spirituale si aggiunge la crisi materiale, conseguenza della recessione. I paesi in via di sviluppo affrontano l'arresto dell'economia mondiale, dal quale si salvano solo i paesi produttori di petrolio. Per 1.000 milioni di persone del terzo mondo la crescita è zero, in altri si sperimenta un recesso. Le soluzioni adottate dai paesi industrializzati per ridurre l'inflazione ed equilibrare la bilancia dei pagamenti fanno calare i prezzi delle materie prime, esportazione prioritaria del terzo mondo, mentre salgono quelli dei manufatti. Si hanno dei risultati. Nel 1969 la conferenza di Ginevra proibisce le armi nucleari nel mare. Nel frattempo si negozia il limite dell'armamento strategico. Le prime ronde SALT hanno luogo ad Helsinki e nel 1970 si giunge ad accordi per limitare le prove nucleari. Nel gennaio del 1972 si amplia la Comunità Economica Europea, che estende a 10 il numero dei paesi integrati. Norvegia rifiuta l'ingresso e l'Europa dei 9 entra in vigore. L'Europa si preoccupa della distensione ed offre al patto di Varsavia una riduzione bilaterale degli effettivi militari nel 1970, sebbene senza successo. La tensione si installa nel seno della NATO al dover far fronte nel 1974 alla Turchia e Grecia a Cipro. Un anno prima la caduta di Papadopoulos aveva portato alla monarchia. La Grecia abbandona l'organizzazione. Per gli Stati Uniti la Turchia è vitale, è un territorio chiave vicino all'Unione Sovietica. Nonostante la guerra fredda, dal 1963 al 1974 si sta sviluppando la tendenza alla coesistenza pacifica. La ragionevolezza politica esige l'abbandono della politica dell'equilibrio bipolare, del confronto tra i due grandi. Si limano le asprezze e si scongiurano i dubbi. È necessario imparare a coesistere. Questa è anche la dottrina dell'URSS e i blocchi perdono rigidità. Nel frattempo sta sorgendo una terza forza, quella dei paesi non allineati.
In molti paesi si continua a sentire il retroscena dei problemi sociali e politici degli anni precedenti. Nel 1969 risuonano nell'aria di Parigi gli echi della rivolta che hanno cambiato le aspettative della gioventù disposta a lottare per un mondo solidale. Ma sono echi di un miraggio, perché un anno dopo la Francia mette in prova la bomba H nel mezzo di una crisi monetaria internazionale. Quell'anno il 52% dei cittadini votano contro le riforme chieste da De Gaulle, il quale abbandona la politica per morire nel 1970. Pompidou morirà 4 anni dopo. Pierre Mesmer succede a Chaban Delmas, mentre assume la presidenza Valéry Giscard d'Estaing. Jacques Chirac assume l'incarico di primo ministro. Tutti percepiscono, con il cambiamento dei personaggi politici, un cambiamento nella vita francese. Anche la Germania sta andando verso una nuova epoca. Gli alleati, che cercano di tutelare il proprio destino, rinunciano al diritto di veto e scompare il regime del dopoguerra. Gli studenti depongono le armi. Heinrich Lübke si dimette dalla presidenza, il cui incarico viene assunto da Gustav Heinemann, ed il cancelliere Willy Brandt forma il governo di coalizione nell'ottobre del 1969. Si firma l'accordo di non proliferazione delle armi nucleari e con l'URSS un patto di non aggressione esteso anche alla Polonia. Brandt si incontra con Brezhnev e ottiene il Nobel per la pace nel 1971. La sua apertura ad est, la Ostpolitik, viene approvata dall'Assemblea federale e gli accordi dell'est entrano in vigore. Nel maggio del 1973 Brezhnev visita Bonn. Tutto procede come Brandt ha immaginato, ma quell'anno la questione Guillaume, un oscuro caso di spionaggio, forza le sue dimissioni. Mesi dopo, Walter Scheel assume la presidenza e basa la politica estera su una buona intesa con l'URSS. Il nuovo cancelliere, Helmut Schmidt, continua la sua politica con l'appoggio del ministro degli esteri Genscher. Alla politica d'incontro promossa dalla Germania ha corrisposto una politica di scontri nel Regno Unito, dove l'Irlanda del Nord continua ad essere un problema. Nel 1969 esplode la violenza a Londonderry e dinanzi alla guerra civile Londra invia le truppe, rendendo difficile la distensione, soprattutto quando si spara sulla popolazione civile. Nel frattempo cresce la popolarità di Harold Wilson, dopo il miglioramento economico, e i laburisti convocano le elezioni per vincerle. Ma l'elettorato non dimentica il programma delle austerità, la perdita di prestigio, la limitazione del numero di immigrati del Commonwealth, e nel giugno del 1970 i conservatori formano il governo. Edward Heath parte con il piede sbagliato, fa sì che aumenti la disoccupazione e salga la conflittualità alla pari con le difficoltà economiche. Nel 1972 la missione del Regno Unito nella Comunità Europea allevia la situazione. Nel mezzo delle difficoltà interne, il petrolio del Mare del Nord preannuncia un futuro migliore che relega all'oblio la guerra peschereccia con l'Islanda ed altri disastri. Nel 1973 in Svezia Carlo Gustavo XVI sale al trono e intraprende una politica di riforme. Olof Palme incita sin dal 1969 allo stato del benessere. Come nel resto del continente europeo, i problemi sono più politici che reali. In Italia le elezioni del maggio del 1968 mettono fine al governo Aldo Moro. Si forma un governo monocolore per affrontare il problema dell'Alto Adige. La frammentazione parlamentare rende difficile la formazione dei governi stabili. Mariano Rumor, incapace di continuare da solo, abbandona. In Spagna continua la dittatura di Franco, che nel 1969 nomina Don Juan Carlos, nipote di Alfonso XIII, come suo successore. Agli inizi degli anni 60 cominciano le azioni terroristiche dell'ETA, sigla della Patria Basca e Libertà. Nell'ottobre del 1970 vengono giudicati a Burgos vari suoi membri, a favore dei quali si mobilita la sinistra europea. Perfino la Chiesa si interessa affinché questi vengano graziati. Il cardinale Tarançon è protagonista di una linea di apertura dopo l'assassinio del presidente Carrero Blanco. Arias Navarro parla di consenso. Franco muore il 20 di novembre del 1975 ed il 22 viene proclamato re Juan Carlos I. Un anno prima cade la dittatura di Marcelo Caetano nel Portogallo. Il presidente della Giunta di Salvezza, il generale Spinola, viene sostituito da un gabinetto di sinistra diretto da Costa Gomez, che concede l'autodeterminazione alle colonie.
Nel 1967, nel Medio Oriente, la guerra dei sei giorni concede a Israele la vittoria, ma non la pace. I sequestri di aerei ed il terrorismo palestinese si convertono in un ostacolo che impedisce l'avanzamento. Hussein di Giordania propone di creare uno Stato palestinese semiautonomo, confederato alla monarchia, iniziativa accolta con ostilità dai palestinesi, la cui meta dichiarata è di togliere di mezzo gli ebrei. Dopo la morte di Levi Eskol nel 1969, Golda Meir sale al potere. Nel 1973 sarà una donna a far fronte alla situazione più difficile che dovrà attraversare il giovane Stato. Coincide con la crisi del petrolio e i tagli alla sua produzione. Ha luogo la quarta guerra arabo-israeliana. L'attacco si ha il 6 ottobre, in pieno Yom Kippur, giorno sacro del calendario giudaico. 5.000 carri armati siriani ed egizi invadono Israele. Quando il 25 ottobre termina la lotta, le truppe israeliane si trovano a 30 km da Damasco e a 50 dal Cairo. La sconfitta è una doccia fredda per Anwar el-Sadat, presidente egizio dal 1970 dopo la morte di Nasser. La pressione dell'ambiente bellico lo costringe ad una contesa dei cui risultati si dubita. Il mondo arabo è in ebollizione. In Libia, Idris I perde il potere dopo il golpe di Muammar el-Gheddafi nel 1969. Nemmeno il mosaico africano è un blocco uniforme. La decolonizzazione viene attuata alle spalle della realtà etnica. Tra i negri c'è tanta diversità come tra i bianchi e la miopia interessata dell'Occidente non vuole vederla. Ma il nemico non è solo il razzismo. I dissensi interni e gli intrighi politici creano problemi. Anche la Somalia concede all'URSS diritti portuali e aeroportuali quello stesso anno. Mentre a Dahomey il marxismo-leninismo si converte in dottrina ufficiale, il paese cambia il proprio nome, denominandosi Repubblica Popolare di Benin. Nella Repubblica Centroafricana, Bokassa si proclama presidente a vita e più tardi imperatore. Nel Congo Brazzaville, un golpe militare di sinistra proclama Ngwabi presidente dell'attuale Repubblica Popolare del Congo. L'altro Congo, nel 1971, cambia il proprio nome in Zaire sotto la presidenza di Mobutu, personaggio sinistro che secondo l'Occidente ha una virtù, cioè quella di non essere comunista, ed anzi promette di fermare l'URSS nei suoi intenti di convertire il continente nero in un continente rosso. Nel 1968 il presidente Johnson non si ripresenta alle elezioni. Al suo posto lo fa Hubert Humphrey, che perde a favore di Richard Nixon. È l'anno dell'offensiva Tet in Vietnam. Il Viet Cong occupa alcune città del sud, come l'antica capitale Hue, e si combatte a Saigon. Un anno dopo, in concomitanza con la morte di Ho Chi Minh a Hanoi, si svolge una conferenza a Parigi. Nixon parla di vietnamizzare la contesa. Alla fine si decide per una ritirata a scaglioni. Niente sembra servire. Nel marzo del 1970 la guerra si estende alla Cambogia e un anno dopo viene attaccato il Laos. Nixon centra la politica in Asia intorno alla cosiddetta diplomazia del ping pong. Henry Kissinger prepara la visita di Nixon a Pechino nel 1972. Quell'anno si firmano a Mosca gli accordi di SALT sulla limitazione delle armi nucleari, elaborato ad Helsinki e Vienna anni prima. Nixon ha bisogno di successi da presentare nell'anno elettorale, soprattutto per il 1972. Passate le elezioni, vi è una gigantesca offensiva del Nord. Si raggiunge un cessate il fuoco sotto la supervisione internazionale che Nixon firma nel 1973.
Il 1974 trascorre facendo svariate conferenze di pace. Si riconosce l'unità del Vietnam, si ritirano le truppe straniere da Laos e Cambogia e vengono concesse le elezioni nel sud. Il 30 aprile 1975 si arrende Saigon. 30 anni di guerra restano un ricordo. Da allora accadono tante cose. Nel giugno del 1972 la polizia di Washington sorprende 5 persone, uno dei quali è collaboratore di Nixon, negli uffici dei candidati democratici del complesso alberghiero Watergate. Inizia così una storia della quale i giornalisti del Washington Post parlano fino all'agosto del 1974, cioè fino alle dimissioni del presidente. Anche il vicepresidente Spiro Agnew si dimette. Gerald Ford assume la presidenza e si incontra a Vladivostok con Brezhnev dopo una visita in Giappone. Ambedue i leader fanno una dichiarazione congiunta sulla limitazione delle armi strategiche. Ford cerca due cose: contenere l'inflazione e conseguire un clima propizio alla pace. Nell'URSS, dalla caduta di Khrushchev fino agli inizi degli anni 70, Brezhnev divide il potere con Kosygin, Podgorny e Suslov. Si parla di un ritorno allo stalinismo. Si fa molto più pressione sui giudici e la polizia è autorizzata ad arrestare gli scrittori ed artisti che tentano di fuggire. È un segnale della lotta per i diritti dei cittadini che prende un certo potere. L'URSS rinforza la sua flotta nel Mediterraneo. Si comincia a vedere come punto caldo la vasta frontiera cinese. Le relazioni con il gigante giallo non sono buone. Si mette fine alla guerra di parole, ma non ai movimenti delle truppe. Gli incidenti si verificano nel fiume Ussuri e alla frontiera di Xinjiang. Brezhnev vuole mettere contro la Cina i paesi del blocco quando nel 1969 viene convocata a Mosca un'assemblea di partiti comunisti, ma molti paesi asiatici si rifiutano di intervenire. Di fronte al clima di incertezza, l'URSS si avvicina all'Occidente. Si avvicina prima alla Francia, firma un trattato con la Repubblica Federale Tedesca nel 1970, rinunciando all'uso della forza, e dimostra di voler porre fine alla situazione del Medio Oriente e del sud-est asiatico. È evidente che vuole conservare la sua energia per un possibile scontro con la Cina, dove è terminata la prima fase della rivoluzione culturale con l'espulsione di Liu Shaoqi dal partito. Nel 1975 Deng Xiaoping viene nominato vicepresidente del Comitato Centrale del Partito a Pechino, inaugura una nuova costituzione per il paese. Quell'anno muore a Taiwan Chiang Kai-shek. All'altro estremo del mondo, l'America del Sud, il predominio del militare sul civile, motivato dall'interesse oligarchico, richiama l'attenzione durante questi anni. I partiti unici, gli stati polizieschi, le dittature costituiscono i governi. Il timore verso i partiti di sinistra fa rifiutare qualsiasi velleità sospetta di filocomunismo. La guerriglia rurale, fase embrionale per una presa di potere alla cubana, non è favorita dai contadini, sebbene lo sia in Nicaragua e in altri paesi centroamericani che mescolano il marxismo con la teologia della liberazione. In Colombia, Misael Pastrana ottiene la presidenza in seguito a elezioni sospettate di frode. I seguaci di Rojas Pinilla si riversano per le strade provocando gravi incidenti. Viene decretato il coprifuoco ed il paese si trova coinvolto nel caos. Cuba continua ad essere un problema. Castro attraversa molte difficoltà nel 1971 e attenua il suo scarso margine di manovra economica unendosi al Comecon. La visita di Brezhnev nel 1974 rinforza la sua alleanza con l'URSS. Un anno dopo la OEA sanziona Castro per il suo intervento in Angola. Alejandro Lanusse viene eletto presidente dell'Argentina nel 1971. Poco dopo si crea l'esercito rivoluzionario del popolo. La disputa con l'Inghilterra sulle Malvine prende forza. Il ritorno di Perón nel 1973 è di brevissima durata. Un anno dopo viene deposto dai militari, mentre l'attività guerrigliera porta il paese ad una situazione critica. La politica del ministro López Rega provoca uno sciopero che si riflette sulla presidentessa Isabel Martínez. La scalata guerrigliera si accentua e si dichiara lo stato di assedio. Nel 1970 una coalizione di sinistra vince le elezioni cilene. Salvador Allende nazionalizza le banche e mette fine al monopolio.
espropria la International Telephone and Telegraph e l'Anaconda Copper Mining Company, il salnitro ed il ferro, di capitale ugualmente statunitense, i cementifici ed i grandi latifondi. L'11 settembre del 1973, una giunta militare presieduta da Augusto Pinochet si impadronisce del potere. Le forze armate prendono la capitale cilena ed accerchiano il Palazzo della Moneda. A mezzogiorno viene bombardato e le truppe d'assalto prendono il palazzo. Il corpo di Salvador Allende viene trovato morto nella sua casa. Comincia un lungo periodo di dittatura militare. Nel dicembre del 1968 accede al potere in Venezuela Rafael Calderas, riformista che concede l'amnistia ai guerriglieri, autorizza il Partito Comunista, stabilisce relazioni con il blocco socialista, modernizza l'amministrazione ed instaura nuove basi di negoziato con le compagnie petrolifere. Alla fine del 1973 Carlos Andrés Pérez blocca l'inflazione e la disoccupazione. Pablo Neruda muore nel 1973, lasciando una delle opere poetiche più importanti della letteratura ispanica. Il mondo della tecnologia vive un'epoca dorata. Niente attira l'attenzione più delle passeggiate sulla superficie lunare. David Scott e James Irwin conducono il veicolo lunare per la superficie del satellite nel 1971. Le stazioni orbitanti equipaggiate sono cosa all'ordine del giorno. L'URSS, pioniere in questa tecnica, mette in orbita 7 stazioni Salyut a partire dall'aprile di quell'anno. I cosmonauti Vladimir Kovalenko e Alexandre Ivanchekov restano 140 giorni nella stazione orbitante Salyut 6. Nel maggio del 1973 gli Stati Uniti lanciano lo Skylab, la più grande stazione orbitante costruita fino ad allora, trasportata nello spazio con i suoi 3 equipaggi dalla capsula Apollo. La vita e i costumi non differiscono molto rispetto a quelli degli anni precedenti, sebbene la moda diventi più classica e ponga l'accento su comfort e comodità, quello cioè che gli stilisti chiamano lo chic all'inglese. Si ritorna a parlare di stile, la lunghezza del vestito si stabilizza, fino alle ginocchia viene considerata una lunghezza ideale e si accoglie con entusiasmo il ritorno al buon senso. I giochi olimpici del 1972, a Monaco, sono segnati dal terrorismo. 11 atleti israeliani vengono assassinati da un gruppo di terroristi palestinesi. Ma nello sport sono le Olimpiadi ad avere un maggior numero di partecipanti. 10.000 atleti di 124 paesi partecipano nell'arco di 16 giorni. Nel 1969, l'ingegnere Ted Hoff, specialista in memorie elettroniche, crea i presupposti per il microprocessore. Nel 1971 crea il 4004. È formato da 1300 transistor e può eseguire 60.000 operazioni al secondo. La rivoluzione informatica è iniziata. Pelé, con la squadra brasiliana di calcio, vince il campionato del mondo del 1970 battendo gli italiani in Messico. Nel 1974 la Repubblica Federale della Germania viene proclamata campione del mondo di calcio. È l'era di Frank Beckenbauer. Nel 1969 l'americano Murray Gell-Mann ottiene il Nobel della fisica per il suo lavoro sulle particelle elementari. Scopre 100 tipi di particelle in collisione all'interno del nucleo atomico che, a loro volta, sono composte da blocchi che denomina quarks. Solženicyn, che lascia la Russia nel 1973, alla consegna del Nobel dice: «La salvezza dell'umanità dipende solamente dal fare quello che interessa a tutto il mondo». Arcipelago Gulag e Un giorno nella vita di Ivan Denisovich diventano testimoni storici. García Márquez pubblica in lingua castigliana 100 anni di solitudine e È l'otogno del patriarca, ritratto di un dittatore magico e indistruttibile, mentre il maestro Borges redige le sue ultime opere. In Germania Heinrich Böll affascina con i suoi racconti sulla vita contemporanea, mentre ci si avvicina ad un'era di scarsa solidità, di solitudine e di noia. Tennessee Williams scrive: «È terribile per una donna anziana vivere più a lungo dei suoi cani». E Peter Weiss, nel suo Marassad, dice lo stesso, ma in altro modo. «Abbiamo inventato la rivoluzione, ma non sappiamo che farcene».